minacciato, sequestrato e sotto scorta. No, non è la trama di un film, questa è la storia di Luigi Leonardi, testimone di giustizia che ha squarciato a colpi di denunce il velo di omertà che ammantava l'area nord di Napoli. L'imprenditore, invitato a Teramo dal premio nazionale Borsellino, ha raccontato agli studenti la sua battaglia alla camorra. Cerco di trasmettere ai ragazzi l'idea di libertà, di fare gli imprenditori anche in un posto difficile come la Campania o come tutti i posti occupati da questo cancro che è la criminalità organizzata. Tutto qui io cerco di trasmettere con un esempio, che credo sia la cosa più incisiva, trasmettere con l'esempio che bisogna essere liberi e lottare per la propria libertà. Il monologo tratto dal libro La paura non perdona ha fatto conoscere più da vicino agli studenti la storia di Luigi Leonardi, un imprenditore che non ha ceduto alle estorsioni della malavita, ma che ha denunciato e fatto condannare 20 esponenti del racket della camorra. Io racconto con particolari tutto quello che mi è successo da 19 anni a questa parte. Guardi, la scorta, va detto, è una grande limitazione della libertà personale, però se questo è il prezzo da pagare per essere liberi e far sì che e lottare per il futuro di questi ragazzi e lottare affinché loro siano liberi, è un prezzo che io pago molto volentieri. Forse l'obiettivo potrebbe sintetizzarsi così, in una frase che ieri pronunciata dall'attore Marco Bocci mi ha fatto particolarmente riflettere, che sia l'educazione la vera rivoluzione culturale e di vita dei nostri figli e dei nostri studenti. La scuola è il luogo principale dove questi messaggi devono essere inculcati in qualche modo ai ragazzi. Anche in virtù di quello che è accaduto quest'estate, abbiamo avuto dei fatti di cronaca di notevole importanza e quindi ci rendiamo conto sempre di più di come la formazione e un grande senso civico debba essere alla base di una convivenza civile e democratica.